Salve, siamo qui riuniti finalmente per parlare di VST in NMS. Dunque, prima di poter parlare di VST dovresti scaricare dei VST. E in questa puntata ne parleremo di due VST particolari, di cui vi faccio vedere come, dove si scaricano, diciamo. Il primo è Synth1, che è un sintetizzatore giapponese, che potete trovare al link che vi metto in descrizione. E che si scarica da questa linea qui, cioè Synth1 for Windows, e c'hanno sia versione 32 bit e 64 bit, e anche Synth1 for Mac. E per Linux bisogna fare partire i VST con Wine, per cui in ogni caso dovete scaricare la versione di Windows, in quanto Wine emula un ambiente Windows, e quindi potete scaricarlo qui. Il secondo synth è SuperWave P8, che è l'emulazione del JP8000, che è un sintetizzatore diciamo abbastanza vecchietto, che era utile per fare suoni tipo Super Saw, insomma ne vedremo a bizzeffe. E dovete scaricarlo, c'è un installer tipo Windows, bisogna farlo partire e quindi installare, e anche su Linux bisognerà far partire l'installer di Windows utilizzando sempre Wine. E la cosa importante per entrambi è che bisogna metterli in una cartella specifica. Cartella che in realtà dovreste andare a mettere nelle impostazioni. Su Configurare NMS Percorsi dovreste trovare la cartella C, Program Files, VST Plugins. Lasciate stare tutte queste linee. Però insomma, è Program Files, VST Plugins. O comunque programmi. Quindi. Io ce l'ho in inglese il computer, per cui il program files nel vostro computer potrebbe essere programmi, ma se premete qui sulla barra dovrebbe spuntare la scritta in inglese in ogni caso. E, sotto program files abbiamo detto VST plugins. Io ho una cartella molto disordinata qua, io dovevo andare addirittura su instruments, ma voi potete anche mettere qua su VST plugins. Diciamo che succede questo: tutti gli strumenti che vedete qui verranno visti quando aggiungete un effetto. Quindi quando cliccate su aggiungi effetto, qualsiasi parte del programma in cui si possono aggiungere effetti, scorrete, scorrete e trovate una serie di strumenti, di effetti con la scritta VST. Ecco, questi sono quelli in quella cartella. Tuttavia, da qui non si aprono gli strumenti VST, questi sono effetti VST, mentre se volete gli strumenti VST li potete mettere qua se volete, e io preferisco metterli sotto Instruments, in cui ne ho tutta una serie. Qua c'ho Synth1 a cui ho dato una cartella a sé, e voi dopo aver aperto la cartella di Synth1 dovete anche far partire questo programmino che si chiama Init Settings, che permette a Synth1 di capire in che cartella si trova, dove sono tutte le cose, e in questa cartella trovate anche la Zip Bank, in cui dovete andare a mettere preset esterni che scaricheremo in seguito. Mi sono dimenticato di mettere il link nel browser, però insomma poi lo vedremo. E questo è per Synth1, che è un pochettino particolare. Per tutti gli altri, quasi tutti gli altri, per esempio sotto la cartella Synth ho messo tutti i sintetizzatori, semplicemente molti hanno un file DLL, per esempio SuperWave P8 ha questo P8.dll, e qualche altro file, per esempio questo P8 MIDI CC, e anche questa cartellina qua in cui ci sono un po' di file che servono a lui, e potete lasciarli un pochettino così, tanto da NMS vedrete soltanto i DLL che potete aprire. Bene, e questo è come si installano. Chiaramente se è un VST vi dà soltanto il DLL, dovete andarlo a mettere voi stessi dentro la cartella Program Files VST Plugins. Se invece il VST viene con un programma di installazione, come abbiamo visto per il P8, che aveva quel SuperWave P8.msi, che è un programma di installazione, all'interno del programma di installazione dovrete cercare questa cartella, anche se genericamente la mette automaticamente lui. In ogni caso, Program Files VST Plugins, e siete pronti a partire. Bene, una volta andati qua, ci ascoltiamo questa super mega tasciata, più tascia della puntata precedente, e continuiamo.
Ok, vi avevo avvisato che era una cosa veramente molto tascia. Durante la riproduzione vi ho fatto vedere qualche cosettina riguardo alle automazioni. Quindi, in questo caso, io per esempio volevo automatizzare la quantità di FM. Ora, per poterlo fare, non posso andarci direttamente da qua, perché questa è un'interfaccia di altro tipo. Non posso tenere premuto CTRL, prendere questo controllo e metterlo qua. Devo invece andare nella scheda del controllo del plugin VST, in cui trovate tutte le manopole messe in lista. Queste non so se sono in più in realtà. Comunque, tutte quelle con un nome sicuramente sono utili. Succede questo: se muovete queste, automaticamente verranno mosse anche quelle corrispondenti qua. Per esempio, qua c'ho la shape, la forma del primo oscillatore. Io muovo questa e come vedete i LED del primo oscillatore si spostano. Quindi corrisponde sempre a una, tutto corrisponde a una manopola. Anche per il secondo oscillatore, per il pitch del secondo oscillatore, vedete. Viceversa, se io muovo questo, o comunque magari sposto questi, non si aggiorna questo. Per aggiornarlo bisogna premere Sync VST e a questo punto si aggiorna tutto. Come vedete. Una volta fatto questo, prendete il controllo che corrisponde a quello che interessa a voi, dovete cercarlo un pochettino, e lo potete tenere premuto CTRL e andarlo ad automatizzare, come ho fatto io qua. Quindi per esempio qui, come vedete, c'è un controllo che si muove, che è questo oscillatore 1FM, che si muove anche qui. Se io torno un attimo indietro, FM, come vedete, si sta muovendo. E dopo che avete messo un'automazione, il controllo viene registrato nella scheda Automated, più o meno. Ogni tanto funziona, ogni tanto non funziona. Insomma, premendo Automated dovrebbe spuntare l'automazione. Se provo con quest'altro. Ecco, qua c'era addirittura già premuto, adesso non lo fa premere più. Eh sì, diciamo che è una funzionalità molto nuova per questa versione, per cui ancora c'è qualche difficoltà. In ogni caso, le automazioni ci sono, da poco anche, e funzionano in questo modo. Nel vestigio trovate la cartella per aprire il vostro VST, per esempio accendo Autogun, che non si può aprire, va bene. Non mi ricordavo che Autogun aveva questo problema. Non è stato possibile caricare il VST. Va bene, è stato un piacere. Kairatun lo posso aprire? Sì, posso aprire Kairatun. Chiaramente i VST pesano un pochettino, quindi per aprirsi hanno bisogno di un pochettino di caricamento. E dopodiché il programma crasha. Sì, purtroppo diciamo che Vestige. Allora, Vestige non è una cosa soltanto di LMS. È un sistema che in realtà è stato inventato per poter aprire i VST senza dover utilizzare software da Steinberg, perché i VST sono una tecnologia di Steinberg. Eccolo qua. E quindi Vestige diventa un modo aperto, open source, per aprire VST. Questo vuol dire anche che, essendo non supportato da Steinberg, questa stessa può contenere degli errori. Pensate poi quando viene messo all'interno di un altro programma. Quindi, come vedete, qui è messo dentro l'AMS. Non so se Vestige da solo sarebbe in grado di sopportare l'apertura e chiusura di tanti VST insieme. In ogni caso, quello che consiglio sempre quando lavorate con VST è di salvare spesso, ovviamente. Ora capisco che vorrete scaricare anche questo VST, ma insomma ve lo cercate. Dicevo, questo è un nuovo VST, questo abbiamo detto che è il pulsante per aprire la scheda delle manopole. Mostra nasconde interfaccia, disabilita tutte le note, serve perché ogni tanto in questo processo di emulazione del VST può capitare che i messaggi MIDI mandati al VST si blocchino e tipicamente si bloccano con una nota accesa. Siccome questo dà fastidio, dovete andare a cercare di solito la nota, andarla a ripremere in modo che poi arriva il messaggio di chiusura e si chiude, oppure premere questo pulsantino qua che dà un messaggio di chiusura a tutte le note della scala. Perfetto. Poi qui abbiamo
questa lista, che è la lista dei preset. Quindi, come vedete, qui si scelgono i preset, potete scorrere i preset, tutto molto bello, anche con più e meno potete scorrere i preset. E poi c'è apri un preset del plugin VST, questo è per aprire un preset per i VST, ma io non ho mai visto un file di questo tipo, non ho idea, penso che ci sia addirittura una bank, quindi potete anche aprire una bank di preset, e potete anche salvare il preset corrente, quindi per esempio ho fatto delle modifiche, premo questo pulsante e posso salvare il preset in una cartella che voglio e quindi poi lo posso aprire. Ma ripeto, non ho mai fatto questa operazione perché VST sono VST, preset che trovo. È discorso un pochettino diverso per alcuni VST, per questo motivo vi faccio vedere Synth1, perché Synth1 ha un suo sistema di caricamento dei preset. In tutto questo voi scaricate Synth1 e non ha questa bella grafica tutta nera, ha un'altra grafica. E se il programma non fosse crashato una seconda volta ve l'avrei già fatto vedere. Scusatelo. Sì, tranquilli. Dicevamo. Purtroppo con i VST è così. C'è poco da fare, però funzionano. Dicevo. Qui c'è una piccola finestrella in cui non solo si vedono le posizioni delle bank, quelle non zippate però, ma si trova anche questa piccola paletta che permette di cambiare i colori. Per esempio, se io tolgo questo cambio di colori, torna la interfaccia normale. Viceversa, io qua ho messo 00000 che è nero e un altro colore che è sul verdino. O forse, ah sì, questi qua è sull'azzurro. E quindi sono riuscito a cambiare l'interfaccia con questa cosa così. Bene. Dopodiché voi premete qui e si aprono tutti i preset iniziali. I preset iniziali fanno un pochettino pena. Proprio lasciateli stare. Non sono cosa. Viceversa potete aggiungere i vostri preset esterni. Per esempio qua ho una banca di 10.000 preset esterni. E non so, ce ne sono alcuni interessanti, alcuni meno, vediamo cosa succede con questo. Insomma, come vedete, diciamo che fantastico. Tra l'altro Synth1 prende anche il messaggio MIDI della mod wheel, che è una cosa che, se avete un sintetizzatore o comunque una pianola MIDI esterna, sapete cos'è? È una piccola manopoletta accanto alla tastiera insieme al pitch bend, che è quello per modificare l'altezza del suono. Ce n'è un'altra che invece è mod wheel, che cambia altre cose e che potete sostanzialmente collegare in questa scheda qua, o meglio, scusate, in questa scheda qua, che qui abbiamo search modwheel, e modwheel cambierà questo parametro. Tra tutti questi potete scegliere. Synth1 in realtà è molto semplice, ci sono gli oscillatori con una serie di impostazioni per gli oscillatori, quindi forma d'onda, cosa fanno gli oscillatori tra di loro, quantità di FM per il primo, per il secondo, una serie di cose. Amplificatore, cioè meglio, inviluppo di amplificazione con attacco, decay, quindi decadimento, sostegno, rilascio, quantità chiaramente è velocity, o comunque sensitività alla velocity, quindi se voi premete un pulsante più forte nella tastiera l'inviluppo avrà più effetto. Poi c'è il filtro, con impostazioni del filtro e inviluppo del filtro. Poi ci sono degli LFO che si possono collegare a tutta una serie di cose. Prendo questo pulsante dest, comunque premendo su questi pallini, potete selezionare la destinazione dell'LFO.
Un arpeggiatore. Già mi sto divertendo. E poi ci sono una scheda di effetti. Qui ci sono dei primi effetti iniziali, tra cui un compressore importantissimo. E anche dei phaser, non so esattamente. Equalizzatore, delay, flanger e impostazioni sulle voci. Quindi, per esempio, posso avere questo ad esempio è un suono mono, per cui se io premo. Due note. Se io non premo due note perché è crashato un'altra volta, signori. Mentre il registro crasha molto di più. Non è crashato così quando stavo facendo la musica prova. La musica di prova, diciamo che l'ho fatta senza troppi problemi. Dicevo. Per il momento è poli, per cui se premo due note. Setto mono. Legato è come mono. Solo che se ci sono delle cose tipo l'arpeggiatore o anche LFO particolari, alcune impostazioni vengono messe in continuità tra una voce e l'altra. E poi in particolare possiamo accendere il portamento. Nonché l'unisono. Con tante voci. Però insomma, SynthOne è complicato da questo punto di vista. Qualsiasi altro VST, come quello che abbiamo visto poco fa, il P8, voi semplicemente aprite. non c'è niente all'inizio. Prendete un VST qualsiasi, un preset qualsiasi. Tra l'altro questi sono anche divisi in categorie, ci sono i lead, i strings, i pads, i poly, i bass, gli FX. Vediamo, strings, octave strings. In tutto questo, vabbè che non avete la scheda envelope LFO perché gli inviluppi sono tutti qua, ma avete le funzioni, quindi posso perfettamente mettere la funzione quinta. Così come incredibili cose. Quindi ci sono ancora questi, così come ci sono tutti i nostri effetti dell'AMS fantastici, per cui non abbiamo nulla di cui preoccuparci. Bene, questo è sostanzialmente tutto. Vi faccio semplicemente trovare un pochettino di preset per SynthOne. Questo scrivete SynthOne preset e ci sono una serie di cose. Per esempio c'è questo Very Random Streams che ha oltre 14.000 patch. Per SynthOne. L'ultima volta che ho visitato erano, penso, 10.000. Ora sono diventate 14.000. Assolutamente fantastico. Tra l'altro qua c'hanno anche un link per andare a prendere SynthOne. È stato aggiornato. Ah no, ce li ho. Perché non è stato. Tutti questi preset, tra l'altro, non pesano niente. Cioè, 14.000 preset a 6 MB. Quindi clicca qui per prenderli e vi danno un zip. SynthOne 167 Banks, lo scaricate, infatti ce l'avevo già io, lo aprite e all'interno di questo zip ci sono tutti questi zip li prendete tutti e li mettete dentro la cartella di SynthOne, dentro la cartella Zip Bank, quindi come vedete sono esattamente le stesse cose, li ho
trasportate da un posto all'altro. Sono tutti loro, giusto? Esatto. Fatta questa operazione, dovete chiaramente riavviare l'istanza di SintOne e forse, se non erro, non mi ricordo se vi spuntano direttamente sotto external o se dovete riavviare quel programmino init settings. Avete presente il programmino init settings che vi ho fatto vedere all'inizio? Program files, instruments, SintOne, init setting. Questo è eseguibile qua. Tutte queste informazioni ci sono anche nel README English, in cui c'è sostanzialmente una guida non solo di come, cosa dovete fare, ma anche di come funziona effettivamente gli VST. E tutte le informazioni, purtroppo non è stata tradotta completamente. Ci sono un po' di cose in inglese, un po' di cose in giapponese, ma insomma. Sostanzialmente la pagina da cui l'abbiamo scaricato è lei e siamo qui. Introduction, installation, e qua c'è tutta la guida di installazione. Insomma, diciamo che ci siamo. Sì. Quanto tempo abbiamo preso? 22 minuti. Speravo di starci molto di meno, ragazzi. Niente. Chiaramente non vi posso insegnare a utilizzare SintOne in questo tutorial. Se volete ne parliamo un'altra volta. Prossimo tutorial è su Vibed, che è carino, un plugin molto interessante, serve per fare corde, gli strumenti tipo corda. Poi parleremo di VatSynth, che è uno strumento un po' come Monstro, un pochettino complicato, però utile perché anche ha wavetable, un po' come Bitinvader, ma con modulazioni tra le varie onde. E poi finalmente facciamo la nostra maratona di Zina SubFX. Bene, vi lascio. È stato un piacere. Chiudiamo.